Senza Turner, non ci difendeva più nessuno. Credimi, Asa. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Vi conviene darmi retta. Godetevi la serata, ragazzi, perché domani appena arriva il convoglio, voi sarete in prima linea a difenderlo. E Turner non sarà certo lì a proteggervi! Calma! Calma. Sei caporale ora, eh? Allora aiutami tu a calmarmi. Forza. Dammi una scusa. Ecco, come pensavo. Sono stato con lui 6 anni. 6 anni. Cazzo. Buon Natale del cazzo. Il convoglio è vicino, ed è compito nostro farlo arrivare fino al Reno. Adesso dobbiamo solo sopravvivere al freddo. E a Pearson. Belli stivali, College. Sembrano nuovi. Già, li ha fregati un riservista. Un ragazzino morto congelato. Se Pearson non fosse così taccagno, non sarei costretto a rubare. Tranquillo. Al riservista non serviranno. Dov'è il campagnolo che conoscevo? Se lo vedi, fammi un fischio. Gran bel Natale, ragazzi. Già. Perché dovrei sognare di starmene al calduccio con la mia ragazza? Quando sono qui a congelarmi il culo con voi. Oh, cazzo, arriva! Oh, Aiello, la mitragliatrice! Sì, sergente. Sergente, altre giacche o coperte? State benissimo così. A est sono messi male. Prendi delle munizioni, devi rifornirli. Senza quei colpi, Aiello resterà secco. Allora è meglio non sprecare neppure un colpo. Della foresta. Ho delle munizioni. Eccolo qui, il nostro Babbo Natale di fiducia. Un regalo di Natale. Che ci hai portato? Cioccolato? Calzini asciutti? Cazzo, crocchi alla collina, ore 12! Arma bloccata! Daniel, spalli fuori! Tutto finito? Occhi aperti. Eccone un altro. Ben fatto, Daniels. Quel crocco non avviserà nessuno. Come cazzo fanno a superare l'88? Meglio se fai rapporto alla tenda di comando. I crocchi sono in movimento. Che cazzo sta succedendo? Come i nostri? Tutti in prima linea, forza! Occhi aperti! Tutti pronti! Vedete qualcosa? Vediamo! Ci sono due uomini!
una sorpresa per lei. Lui è Howard. Sono onorato di conoscerla. Mi dispiace, non mi aspettavo. Di lavorare con un tecnico così bravo? Howard era nella compagnia che ha preso il crinale. Non credo li lascino combattere. Sì, già. Ci lasciano anche morire. Bene. Arriverà il convoglio e i crucchi scateneranno l'inferno. Non ci sono riserve. Siamo noi le riserve. Dovremmo chiedere supporto aereo. Guarda. Daniels si ricorda di essere un caporale. La radio funziona. Sì, meglio non farci affidamento. I nostri piloti sono già impegnati. Convoglio è qui con le scorte, facciamo rifornimento. Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, sono rimasti lì. Con la vita giusta. Finita. Stai bene? Sopravvivo. Vogliono fiaccarci prima di attaccare. Dobbiamo trovare Pearson. I mezzi tedeschi sfondano le nostre linee. C'è una radio nel vecchio avamposto. Avanti, copritemi. La farò andare. L'avamposto è sopra il nemico. Ehi, adesso sei un caporale, cazzo. Agisci come tale. Possiamo andare là fuori con lui. Sei del Queens. Non mi sorprendo. Lo dici tu? Ehi, ero sottufficiale! Ho rinunciato ai gradi! Muoviamoci! Subito! Fammi strada! Ormai il mondo va alla rovescia. E non ti ho ancora preso a punto. Ehi, datevi da fare. Se Howard muore, siamo fregati! Daniels, andiamo! Arrivano i trucchi! Batteria nemica! Escono dalla foresta! Daniels! Eccola! È messa di merda! Agli alberi! Ci vorrà più del previsto! Teneteli occupati! Hai detto poco! Proteggiamo Howard! Attenti agli alberi! Crucchi in arrivo! Copritemi! Merda! Merda! Qui siamo per tagli facili! Proteggiamo Howard! Attenti agli alberi! Provo con una granata! Qui siamo bersagli facili! Prendete Howard! Siamo circondati! Daniel, non ho ancora finito! Howard, ci resta poco tempo! Lancio una granata! Mi sparano! Soldati in arrivo dalla foresta! Tutto questo per una radio? Dogwood White 5, chiediamo supporto aereo! Passo! Ricevuto Dogwood White 5, supporto aereo già assegnato per bombardamento pesante. Tempo all'arrivo ignoto, passo. 509 qui comando, richiesta urgente di supporto aereo ravvicinato. Richiamate la squadra appena raggiungete l'area bersaglio. Ricevuto, eseguiremo appena i bombardieri saranno al sicuro. Rotta modificata, siamo a 3 minuti dalla zona bersaglio. Proteggiamo i pezzi da 90. Fuoco di contraerea nemico. Evitate il fuoco di contraerea! Restare in formazione, accanto ai pezzi grossi.
al gruppo di volo. La contraerea si sta calmando. Facciamo attenzione ai crucchi. Nemici 02, in alto! Eccoli, eccoli! Non devono colpire i bombardieri. All'attacco! Sinistro fuori uso! Spazio aereo libero. 16 chilometri al bersaglio. Ecco che tornano! Dietro di noi! Il timore di sinistra bloccato! Cerchiamo il fuoco!
quasi alla zona bersaglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Mayday, mayday, mayday! Non possiamo perdere altri bombardieri. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe, Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo, Dogwood White 5. 80 km di distanza. Passo. Andiamocene da qui, forza! Veloci, dobbiamo tornare al fronte! Indietro! Via, via, via! Sono dietro di noi! Teniamo d'occhio quegli alberi! Occhio! I crucchi torneranno presto! Non andare là fuori, Daniels! Movimenti tra gli alberi! Mezzi pesanti! Ci servono altri carri armati! Con uscita allo scoperto!
i nostri! Ma come ti dico, i trucchi sono esposti! È troppo vicino! Qua. Robert! Senta il supporto aereo impiegato a... Le coordinate! Quali sono? 913820! 913820! Vale! Sono riparo! È impazzito! Di qua, Daniels! Sono impazzito! Dammi la pistola! Non c'è tempo! Trucchi all'attacco! Ecco i nostri B-47! Giù! Quant'è che Pearson ha perso il lume della ragione? Meglio se non c'era una medaglia. Beh, non è andato. Siamo fortunati a essere vivi. Per ora. Daniels, occupati subito di quei cucchi. Sì, sergente. E palla su. Ho già visto quello sguardo. Appena prima di Cassery. Siamo nella merda.